Omertà nei clan dello sport internazionale è considerato un infame, uno che non sta al gioco. Perché ci sono segreti che devono restare segreti. Qualcuno nella Federazione Internazionale di Atletica già sapeva 3 anni prima del doping di massa dei russi, ma tutto doveva sprofondare nel buio. Sono Giuseppe Vischetto. Oh Giuseppe, ciao, come stai? Un po' incazzato con la giustizia, avrei sentito che sono venuti a sequestrarci i computer di tutto di più. Sono venuti da me, da Rita, prima a casa da Fiorella, sempre per la vicenda Schatzer. E hanno fatto un sequestro di tutto il materiale informatico che avevamo a casa, che avevamo in FIDAL, alla ricerca dell'idea che qualcuno possa aver sostenuto Schatzer. Ma questo chi, sull'iniziativa di chi, Giuseppe? Di un giudice di Bolzano. Vabbè, c'ho una rottura di palle perché mi hanno tolto tutti gli hard disk e tutte le cose. Ci sono anche tante cose confidenziali internazionali, yeah. E io spero che non ci siano fughe di notizie perché succede un non casino credo, internazionale. Credo, sai, credo, metti credo. Che vengono fuori dei dati dei russi più che non dei turchi, più che non degli altri. Perché io sono nella commissione mondiale, tu lo sai, della IAF. Descrivere in breve parole la IAF è molto facile per quanto mi riguarda. Io dovevo fare il controllo antidoping nella gara importante al mio rientro dal medico che tra le altre cose io ho accusato a Bolzano. Chiuso. Quindi non solo è stato non sospeso, è stato pure il responsabile della Coppa del Mondo, non della gara del paese, del controllo antidoping che dovevo fare io come vincitore. Amen. Alex, secondo me hai centrato l'idea. Poi è stato responsabile dei mondiali 2013 a dell'antidoping Mosca. A Mosca. Perché probabilmente già conosce bene la realtà lì, no? È una federazione compromessa con i russi. Chi era il responsabile antidoping ai campioni del mondo? Lui. Chi è che gestiva questo database gigantesco con tanti nomi dei russi? Lui. Chi è che lo aggiornava? Lui. Chi è che veniva mandato in Russia a svolgere un'infinità di missioni con i russi? Da Gabriel Dollé, cioè l'uomo che ha preso i soldi dai russi, lui, Giuseppe Fischetto. Ricordo, fu sequestrato un database a uno dei nostri indagati ora imputati e in questo database erano contenuti dati ematici sospetti nei confronti di numerosissimi atleti un po' di tutto il mondo, in particolare degli atleti russi. Questo database so che poi è stato sviluppato come materiale probatorio delle indagini che sono state condotte diciamo in quello che ho chiamato lo scandalo del doping russo e credo si abbia avuto un ruolo centrale per poi l'individuazione delle responsabilità che sono ancora oggi diciamo al centro dell'interesse internazionale. Ciao, dove sei? Sono a casa di Sano. Ora evidentemente la procura di Bolzano vuole cercare riscontri riguardo le ammissioni del marciatore. Io sono preoccupato del materiale informatico, di tutta un'attività internazionale riservata, capito? Vabbè, Giuseppe, questo crucco comunque da morire ammazzato, devono incularsi la Costner, guarda. Pronto, dottor Fischetto? Guardi, non sono in grado di parlare perché sono impegnato e sono all'estero. E mi sembrava doveroso chiamarla e avere dei chiarimenti su 2 o 3 punti, in particolare su una intercettazione telefonica. Guardi, non fa niente, va bene, mi ha avvertito, d'accordo, ma io sono all'estero. Ho saputo che lei è stato il giudice del doping nei campionati mondiali di marcia, dove appunto gareggiava Schwarzer, ma le sembra normale che lei faccia il giudice in una gara dove partecipa un atleta che l'aveva accusata alla procura di Bolzano? Sì, no, guardi, la saluto perché sono impegnato. Quando la posso richiamare? E vediamo, se mai la richiamerò io. La IAF, Federazione Internazionale di Atletica, ha sede a Monte Carlo e non gode di buona reputazione. Un anno fa il suo presidente Lamin Diak è stato arrestato per corruzione e per un riciclaggio di alcuni milioni di euro. Suo figlio Papa Massata è incriminato perché andava in giro a chiedere bustarelle per coprire gli atleti russi dopati. Al responsabile del settore antidoping, Dollé, hanno trovato 45.000 euro nascosti in una lavatrice. Sì, tu non la sai l'ultima. Appena che ho chiuso il telefono con te, chi mi ha chiamato? La Mindy H.
dandomi il massimo supporto e dicendomi qui, di andare avanti. Anche qui c'è la solidarietà di tutti, di chiunque. E questo è l'ambiente dal quale è stato diramato l'ordine di fare il controllo antidoping a Svizzera. Abbiamo raccolto delle informazioni, abbiamo anche girato in procura dei messaggi di gente che dice che sa esattamente quello che è successo, ma non può dirlo perché teme per la vita, per interessi, per il lavoro, per quant'altro. Io stesso sono stato avvisato che si stava seguendo con attenzione quello che facevo, quello che dicevo, che sarebbe stato seguito tutto molto attentamente, e quindi di stare attenti. Peppe, tu conosci da 30 anni Sandro Donati. Ma io l'ho conosciuto 30 anni fa, ci aiutò a scoprire il doping scientifico gestito dalla Federazione di Atletica. Il doping di Stato in qualche modo, anche se non era lo Stato, non era la politica che lo gestiva, ma era una federazione. Comunque lo raccontammo e Donati ci aiutò in questo. Chi va controcorrente viene emarginato subito. Questo succede nel calcio e nel ciclismo come in altri sport. Perché è più forte la convenienza del sistema rispetto alla denuncia della singola persona. Le autorità sportive italiane si sono tenute alla larga dall'incredibile caso Schwarzer. Hanno preferito voltarsi dall'altra parte. Chi poteva intervenire non l'ha fatto, cavillando su codici e regolamenti. Pieno di regole e senza regole, tenuto in vita da interessi e da conflitti di interessi, il mondo dello sport che ha fucilato alla schiena le Schwarzer non vuole essere giudicato da nessuno. Si può discutere adesso di questa cosa? Noi siamo qua a Vipiteno, mio avvocato a Bolzano, la IAF non so dov'è, e il giudice vogliono. Sta a Losanna. Questi non vogliono discutere. Questi non vogliono. Vai a vedere la marcia negli ultimi 10 anni e dimmi una volta che hanno tolto un russo che sapevano tutti che era pieno. Manco una volta. Ci ho rimesso la mia carriera. Che dicono? Positivo? Ma... Gerard? Pronto? Sì, pronto, ti sento. Allora, dicono che sono a disposizione per un procedimento con un collegio e un hearing, ma che intanto il permesso d'udienza non lo accolgono. E quindi decidere prima delle Olimpiadi, si capisce qui, no? Quindi se è così, ancora potrebbe essere recuperabile la partecipazione alle Olimpiadi? Non lo so, capiamolo bene perché Alex... Dov'è Alex? Alex sta qui, sta sentendo quello che tu dici. Sì. Qui dobbiamo andare avanti a allenarci perché c'è la possibilità al 50% di recuperarlo. Alex adesso ad allenarsi è dura, lui finora è stato fenomenale. Se va bene tutto, e alle Olimpiadi vado forte. Zitti tutti, un mese così, sono sopravvivere, altro che... Cioè, sembra che si vada verso un'udienza immediata, urgente, nella quale poter parlare in una maniera più approfondita, perché qui tutto si è svolto in modo sommario e rapidissimo, per la tempistica che ci ha spinto contro un muro. La tempistica di questa storia della positività di Alex Schwarzer è la prova regina dell'agguato che qualcuno gli ha teso. Si può difendere solo Olimpiadi già iniziate. Incastrato, intrappolato. Un'udienza rinviata di settimana in settimana, di tribunale in tribunale, da Losanna a Rio. Processato senza processo. Svizzera ha un grandissimo talento, attualmente imbattibile. E questo rompe equilibri, perché questo toglie possibilità di vittorie e medaglie ad altri. È un grande talento e spaventa per questo. Chissà cosa faranno i marciatori cinesi a Rio. Chissà se qualche medaglia d'oro la vinceranno loro. E questo è quello che dipendeva da noi.
Non possiamo rispondere per la delinquenza altrui. Dovesse arrivare l'ultima boiata del sistema sportivo. Questo adesso vale per tutta la tua vita, Alex. Di essere una persona che ha dato una svolta alla sua vita.